Salve a tutti ragazzi, eccoci oggi con un nuovo video. Ragazzi, anche oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! Duel Links col PC. Allora, il video dovrebbe essere ancora meglio, insomma, man mano che registro, insomma, dovrei migliorare sempre di più. E quindi spero che il video, appunto, esca, diciamo, con una qualità audio-video migliore. Allora, cosa andremo a fare oggi? Andremo a giocare ancora in PvP e andremo a fare una cosa un po' così. Perché? Perché non giocheremo competitivi, ma giocheremo molto per divertirci. Questo perché? Perché vi ripropongo appunto il mio vecchissimo deck Toon Dragon Revolver, il mio primissimo deck che mi ha portato al grado re dei giochi, deck al quale sono molto molto affezionato, appunto, che mi piaceva tanto e mi piace tanto tuttora. L'unico problema è che non è più giocabile come prima, però ho detto, è da tanto tempo che non lo gioco, è da tanto tempo che non lo porto sul canale, perché non giocarlo insieme ai miei iscritti? E quindi giusto una, due partite massimo, vediamo un po' quanto tempo ci mettiamo nel farle. E vi volevo appunto riproporre questo deck, spero che vi possa fare piacere. Come potete vedere, sono ben 4 volte che arrivo al grado re dei giochi, non vedo l'ora di arrivarci per la quinta volta e poi la sesta volta, così che tutti i nostri slot, tra virgolette, saranno occupati dal simbolo del grado re dei giochi. Comunque passano 5. Allora, mano iniziale, bella. Non mi posso lamentare. Vediamo un po', allora, vediamo un poco. Sì, è da tanto tempo che non lo gioco, ma le meccaniche ancora le ricordo. Quindi possiamo prendere il Regno Toon, possiamo giocarci il Regno Toon e possiamo anche evocarci, specialmente in posizione di difesa, la nostra Sirena Toon. Cosa veramente devastante, anche perché nel prossimo turno, visto che adesso la normal l'abbiamo già fatta, andremo a giocarci il Dragon Revolver Toon, anche perché questo qui mi dice che non può attaccare nel turno in cui viene evocato, quindi diciamo non cambia nulla, se non il fatto che il Dragon Revolver appunto ha un effetto devastante. Il nostro avversario, ok, gioca un deck penso control o abbastanza control, vediamo un po'. Addirittura è un deck tra virgolette gemello, quindi attaccherà, ed è una cosa giusta, attaccherà per farci scartare una carta dal deck, e a noi va bene così, a noi va davvero bene così, anche se dopo vorrei un attimo vedere quali carte ho scartato, perché me ne ero completamente dimenticato. Quindi fatemi vedere un po' che carte abbiamo scartato. Ecita di Gaia che era buona, Riflettore che era buono, il Dragon Revolver purtroppo, e anche una Sirena, quindi tutte carte molto molto buone. Attiviamo ovviamente la nostra abilità, andiamo a giocarci il nostro drago, e che cosa andremo a fare? Andremo ad attivare l'effetto questa volta sulla carta coperta. Perché? Ok, non mi dite che il mio avversario si è arreso, vi prego. Ok, perché? Perché se distruggo il mostro viene rievocato e comunque nel prossimo turno ci distrugge la sirena. Invece noi che cosa facciamo? Terminiamo qui, infatti vedete aveva un bellissimo muro di disturbo, terminiamo qui il turno, se me lo fa terminare, che cioè guardate insieme a me, non mi fa terminare il turno, spero che non sia un problema di connessione da parte mia, vi prego no, perché questo duello l'ho vinto, che nel prossimo turno attacco diretto e ho vinto, vi prego. Non mi date un errore, non mi fate uscire dalla partita per favore. E invece ragazzi, penso che ci sia qualche problema di connessione e che mi abbiano cacciato dal game, spero davvero davvero di no. Ti prego, non mi cacciare dal gioco. Bene, errore di connessione, riprovo con un segnale più forte, mannaggia santo niente. Non si bestemmia, si deve essere sempre bravi. Il game era vinto per quale motivo? Perché il nostro avversario poteva anche attaccarci la sirena,
noi scartavamo ulteriori carte, nel prossimo turno pagavamo 500 life points per attaccare diretto con la, con la sirena e attaccavamo diretto con il drago revolver e andavamo a vincere il duello al nostro terzo turno. Quindi il deck fa paura, il deck funziona ancora, la partita io me la prendo vinta, me la prendo vinta in automatico, anche perché qualsiasi cosa succedeva noi avremmo vinto. Mi credete che non so cosa sta succedendo? La connessione è andata completamente. Ci rivediamo appena si ristabilisce tutto. Ok, eccoci qui. Giusto la connessione se n'è andata qualche secondo, qualche istante, giusto per farmi perdere il game. Comunque ve lo dico e ve lo ridico, io mi prendo il game vinto. Non mi interessa. Primo game l'abbiamo vinto, io ve l'ho detto, ve lo ridico. E vinceremo anche questo. Vinceremo anche questo perché? Perché la mano è ottima, la mano è davvero fortissima. E questo deck davvero si giocava 4 season fa, cioè 4 mesi fa, perché sono 4 mesi che io arrivo al grado re dei giochi. Quindi si giocava 4 benedettissimi mesi fa ed è un deck tuttora competitivo, è un deck tuttora buono, sarà che mi stanno uscendo le mani buone, sarà appunto che il deck è buono perché il deck è buono, ma comunque nel primo turno giocare il nostro castello, il mostro in difesa che praticamente diventa immortale, aver difeso anche il castello qui, il regno turno con un'ulteriore carta, nel prossimo turno giocare il drago revolver, penso che più di questo non possiamo chiedere assolutamente niente. Ok, abbiamo contro un deck. Ok, perfetto. Guarda, se ti levi metà dei tuoi life points mi fai vincere il duello direttamente, quindi mi raccomando fallo. Ok, suppongo che sì, che attivo l'effetto, mi sembra normale. Suppongo che non perderà mai la metà dei suoi life points arrivato a questo punto. Allora, Drago Revolver, attiviamo prima di tutto la nostra abilità. Giochiamo il nostro Drago Revolver e facciamo la stessa medesima cosa del game di prima, quindi effetto. Andiamo a distruggere la carta coperta del nostro avversario. Visto che in questo turno non possiamo attaccare direttamente, non attiviamo l'effetto della nostra sirena. In questo game ci è andata male, non siamo riusciti a distruggere la carta, altrimenti, diciamo così, altrimenti avremmo fatto davvero tanto tanto male al nostro avversario. Gioca lo spirito, non me lo aspettavo. Ok, evoca il mago nero, bene. Che cosa fa? Non so questa abilità che cosa fa, ve lo dico con la massima sincerità. Ok, mi ha distrutto il segnalino, per fortuna, veramente per fortuna. Speriamo che non ha ulteriori carte per distruggerci il nostro regno turno. Siamo stati fortunatissimi davvero. Se non se ne va la connessione, game del secolo. Gioca la bacchetta, ok. Vediamo un po'. Oddio, no, due bacchette non me lo aspettavo davvero. Questo non me lo aspettavo davvero. Addirittura però l'ha giocata sull'altro mostro, ok. Perché vuole attivare l'effetto e pescare, giustamente. Ok, ci sta. Battle Face andrà a infliggerci 400 danni, ma a noi va benissimo, davvero va benissimo, perché 400 vanno benissimo, a meno che non gioca qualcosa. Che cosa dice? Oddio raga, non ci credo. Allora, un mostro scoperto di prendatore terreno, 1000 attacco fino alla fine di questo turno, mamma mia. Mago nero, razza magari sul tuo... Mamma mia, va bene, GG. Ovviamente andiamo ad attivare l'effetto, ma abbiamo perso il game. Madonna. Non ci voglio credere. Non ci credo, davvero. Cavolo. Sto rosicando tanto. Ok, quindi primo game ce lo prendiamo vinto, vero? Sì, ce lo prendiamo vinto. Secondo game perso, persissimo, mannaggia, per pochissimo però. È stato alquanto fortunato il nostro avversario, lo possiamo dire. Anche noi non abbiamo scherzato, se dobbiamo essere sinceri, soprattutto con la mano iniziale. Guardate, io un terzo game ve lo voglio portare.
Non so bene, sono già forse un quasi 15 minuti di registrazione, quindi tra qualche taglietto e qualche cosa varia, insomma, non penso che questo video durerà tantissimo, quindi andiamo ancora con un'altra partita. Abbiamo Thea contro, noi abbiamo ancora i fratelli Paradox. Io comunque resto del parere che il deck forse non sarà più competitivo come 4 mesi fa, ma questo è normale. Ma allo stesso tempo il deck resta competitivo, a mio parere. A mio parere resta competitivo. Diciamo che al momento siamo con una vittoria e con una sconfitta, quindi bisogna semplicemente vedere questo game come va. Mano iniziale ancora una volta buona, quindi se abbiamo 3 mani buone su 3 partite vuol dire che il deck gira davvero bene bene bene. Infatti riusciremo immediatamente a prendere la carta terreno, a difendere la carta terreno, a evocare un mostro Toon che praticamente diventerà immortale, quindi niente, sono contento di questa cosa. Non ho visto chi doveva iniziare il duello, ma suppongo il nostro avversario, perché altrimenti vorrebbe dire che se n'è andata a quel paese di nuovo la mia connessione. Spero di no. Bene, il nostro avversario gioca un maledettissimo gladiatore bestia. Ok, gladiatore bestia praticamente è non dico l'unico, ma uno dei pochi deck in meta che davvero devastano questo deck. Perché? Perché noi giocheremo mostri difensivi e quindi andremo a fare solo un piacere al nostro avversario. Ovviamente non possiamo fare nient'altro che assecondare il nostro avversario. Prendiamo il nostro Regno Toon. Il problema qual è? Il problema è che il nostro avversario può benissimo farci cioè buttarci giù il Regno Toon. Quindi proviamoci, cioè proviamo a giocarcela, proviamo a giocarci il tutto per tutto, anche perché non possiamo fare diversamente. Eh sì, questo deck davvero ci contrasta tanto. Allora, Sirena Toon special, ovviamente posizione di difesa, non possiamo fare diversamente. E terminiamo qui il turno. Cosa potrebbe aiutarci tanto? Probabilmente la ragazza maganera. La ragazza maganera sarebbe l'unica che in questa situazione può aiutarci davvero tanto. Ok, gioca un bestiari in questo turno, ma può benissimo giocarne un altro nel prossimo, grazie al di Makari. Allora, frecce antimagia, va bene che sono praticamente sprecate. Sì, che attivo l'effetto. Ok, prendiamo anche il secondo. Ok, quindi evocherà, suppongo, un bestiari e butterà giù o la nostra carta coperta o il nostro Regno Toon, ovviamente il segnalino del nostro Regno Toon, esatto. E con il secondo, non so, potrebbe giocare il Murmillo e buttarci giù la sirena. Mo vedremo un po'. Allora, la sua scelta dove va? Penso sulla carta coperta, esatto. Ok, quindi carta coperta distrutta. Abbiamo la necessità di un Drago Revolver, questo è assodato. Vediamo un po'. Allora, ok, no, decide di giocare un altro di Makari. Dai, dammi, sì, Drago Revolver, anche se la situazione non è delle migliori. La situazione non è assolutamente delle migliori. Infatti evochiamo il nostro Drago Revolver, attiviamo l'effetto del nostro Drago Revolver e andiamo a distruggere il di Makari. Perché? Perché il di Makari attaccando può far evocare un bestiari. Perfetto. Il bestiari attaccando non può far evocare un altro bestiari e a noi va benissimo così. Allora, se il nostro avversario non continua a pescare ulteriori mostri, noi un poco alla volta con l'effetto del nostro Drago Revolver dovremmo riuscire a buttare giù il nostro avversario. Quindi va con la Battle Phase, ovviamente ci fa scartare un'ulteriore carta. Ah no, perché sono 1500, giusto?
quindi non scartiamo neanche carte da deck, cosa molto molto positiva. Non gioca il Murmillo, cosa a mio parere un po' sbagliatina, perché poteva benissimo giocarlo il Murmillo. Ok, diciamo che in questa situazione rischio tanto in che senso? Potrei attaccare direttamente e vincere il duello se non ha niente di buono coperto. Se ha invece qualcosa di buono, poi subisco un attacco e andiamo a perdere il duello. Quindi ci settiamo ancora una volta, ci evochiamo in difesa una sirena e andiamo a giocarci un attimo l'effetto del nostro drago. Perché sì, e dobbiamo andare sempre sul di Makari per forza, e dobbiamo anche sperare di sculare. Perfetto, 3 su 3, andiamo con l'attacco diretto, vediamo un po' cosa succede. 2006 diretti, quindi suppongo che avrebbe subito anche i 1004 al 100% e avrebbe perso il duello. Tutto sta a vedere che mostro pesca, o comunque cosa pesca, perché qualsiasi cosa pesca penso sia alquanto inutile, perché il nostro regno Thun non può essere distrutto, anzi deve essere distrutto ben due volte, quindi non abbiamo molti problemi. Suppongo che i mostri non ne abbia pescati, quindi diciamo che attivando l'effetto del nostro Drago Revolver sulla carta che ha appena settato, visto che le altre due abbiamo avuto la prova che non le gioca, quindi proprio questa qui, se riusciamo a distruggerla ed è una carta ad esempio un muro a specchio o qualcosa del genere, andiamo bene. Questo non è successo. Potrebbe avere un controllo avversario, quindi cosa faccio? Me la gioco difensiva o provo ad attaccare anche con la sirena con il rischio di perdere? No, non possiamo rischiare, quindi attacchiamo con il 2006 e vediamo un po' cosa gioca. Penso ok, muro di disturbo 200, ok, abbiamo fatto bene, anche se se pesca appunto un mostro in questo caso abbiamo perso, quindi ha top deccato proprio il muro a specchio, e cioè il muro di disturbo, scusatemi, e non siamo riusciti a distruggerlo. Ok, l'unica cosa, la nostra unica salvezza sia che non pesca mostri, ed effettivamente non ne ha pescati. Siamo riusciti a vincere quindi il game. Ok, abbiamo rischiato tantissimo. Appunto, questo deck c'è bisogno anche di molta molta fortuna con questo deck. Comunque, due vittorie e una sconfitta. Ci stanno tanto. Il deck comunque, per com'è, molto molto vecchiotto, è andato alla grande. Ok, ci fa sapere anche che Zayn è tornato. Va bene così. Ok, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il ritorno di questo deck vi sia piaciuto. Io come al solito vi ringrazio e mi raccomando, iscrivetevi, commentate, condividete questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo con il prossimo. Bella raga!